Allora, Luca, la partita è stata annullata, data da destinarsi, però te eri in campo nel primo sopralluogo insieme all'arbitro. Ma qual è la verità? No, no, sicuramente il campo è rallentato. I miei passi, facendo i miei passi me ne sono accorto. A tratti però sembrava che il pallone rimbalzasse e scorresse via anche bene. È chiaro, in certe zone dell'area di rigore il pallone rimbalzava male, quindi l'arbitro, poi vista anche la successiva pioggia intensa che c'è stata proprio intorno poco dopo le due, ha scelto di rinviare la partita data di destinarsi, una scelta che ci dicono aveva già preso al termine del secondo e terzo sopralluogo. Quindi l'arbitro ha verificato più volte le condizioni del campo e ha ritenuto, secondo lui, c'erano dei per possibili pericoli anche per l'incolumità dei calciatori, di non far disputare la gara. Abbiamo visto però Simone Del Nero, saluta anche Fabrizio Tazzoli, che hanno cercato in tutte le maniere comunque di disputarla questa partita, anche se poi nell'ultimo sopralluogo, appena è sceso l'arbitro, è venuto, come si dice, giù il mondo e che è venuto un acquazzone proprio. Sì, l'ultima equazione ha dato il colpo di grazia. La Massese voleva giocare, alcuni giocatori volevano giocare anche del Romagna Centro inizialmente, poi sembra che qualcuno abbia cambiato idea e quindi l'arbitro comunque fin dall'inizio non mi è sembrato molto convinto di far giocare questa partita. Meglio così perché comunque il campo ora è veramente ridotto in un acquitrino. Sì, è proprio così, la Massese sta facendo allenamento, ma sotto la pioggia battente.